darmi il portafogli. Ho visto che ce l'hai, non mi freghi. Dammi il portafogli. Non ci penso proprio. Ti conviene pensarci, hai capito? Non chiederò un bel niente, giovanotto. Sono lavorato tutta la vita per farmi fottere. Allora preferisci morire. No, 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 ti prego, non farmi del male. No, no. Non finché ci sarò io, porca puttana. Posso parlare con Laird? No? Ok. Gli dica che ha chiamato Wade, grazie. Ci sarà qualcuno che mi sente! Qualcuno mi sente! Aiuto! Aiuto! Dai, ai, 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 ai. Ok, ok, ok. Ci sono. Wow, bella tuta! Sta zitto, Stanley! Oh, Gesù. Oh, no, no, non va bene. No, no, no. Da questa non ne esci vivo. Oh, che orrore. Oh. Oh, mi dispiace tanto. Ho perso troppo tempo nella cabina. Ad essere sincero, forse avrei dovuto chiamare il 911. Beh, ormai non fa differenza, perché per entrambi il vero dilemma su cui riflettere è... Cazzo ci fa una cabina telefonica all'angolo della strada? Non erano sparite nel 98. Avrei potuto usare il cellulare. Lo credi? Un gelatino Cherry Garcia. Lo vuoi tu? Puoi anche non rispondere. Riposa in pace. Ho anche chiamato il mio costumista, Lord. Di solito mi aiuta a indossare il costume. Come fanno gli altri a essere così veloci? Saresti vivo se ci fosse stato Logan. Certo, lui non ha un costume. Lui ha quella cazzo di canottierina e i jeans. Sì, è bello stare in canottiera. È più traspirante, perfetta, se combatti il crimine in modo frenetico. Buona giornata e abbracciate il koala.